Ci siamo, signori. È un caldo che è veramente pericoloso da quanto è caldo, ma siamo arrivati nel periodo dell'anno in cui pianto le prime piantine che andranno a servirmi in autunno. È quasi la metà di agosto e quindi inizio a piantare i cavoli. Ho comprato un pochino di piantine di cavoli, di finocchi e di porri perché non erano ancora abbastanza avanti i miei e infatti le sto mettendo qua. In questo orto qua, che è accanto ai pomodori siccagno, qua dove c'erano anche seminati i fagioli, i cardoni, sarà la parte dell'orto autunnale. Poi farò un'altra parte di orto, invece, che sarà quello che vi ho detto che faccio nel campo di là, quello nuovo. Quello sarà completamente invernale, invece. Questo è proprio autunno, ok? Spero di raccogliere questi frutti entro ottobre. Ci vorrà un bel po' d'acqua. E qua è arido. È arido, 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 arido. Però noi adesso, per aiutare la nostra madre terrina, andiamo a mettere un pochino di cacchina. A piantare ortaggi come i cavoli, i pomodori, molti ortaggi che pianto comunque costantemente ogni anno, mi rifaccio sempre all'anno precedente. Quindi adesso cerchiamo di mettere in pratica alcune cose che ho imparato l'anno scorso. Allora, li voglio mettere abbastanza vicini, ma non esagerando. Come abbiamo visto nella coltura della serra dell'anno scorso, troppo vicino non bene. Mettiamoli un po' più diradati, magari li mettiamo ragionatamente, sfalzando le file. Farò due file così che comunque ci sia una bella copertura della proda, ma li sfalzerò così che ogni pianta abbia abbastanza spazio per sviluppare le foglie in larghezza. Cerchiamo di occupare tutto lo spazio oculatamente. Questo è il cavolo cappuccio normale. Ok, intanto ho messo la verza, il cavolo cappuccio e il cavolo cappuccio viola. Ho bisogno dei guanti per iniziare a piantare tutto. Cosa super essenziale è andare a annaffiare subito, perché con queste temperature fuori dal normale, cioè ovviamente non sono fuori dal normale troppo, è sempre per agosto tra un po', ma è molto caldo per i nostri cavoli, quindi dobbiamo andare ad annaffiare abbondantemente subito. Intanto ci assicuriamo un ottimo attecchimento. La terra qui beve. Ma non abbiamo finito, perché ho preso anche un pochino di cavolo nero. Oh cielo, ci sono già le scimici sopra. Sto già smattando. Bene, no? Dobbiamo già dare qualcosa sopra questi cavoli. Vedrò, vedrò. Ma intanto procederei con il trapianto. Anche questi sono 12 cavoli neri. Perché abbiamo bisogno di questo inserto a questo punto del video? Perché in questi giorni fa no caldo di più. Sembra di essere nel deserto del Sahara, è 37 gradi, 40 gradi percepiti. Follia pura. E dopo ieri che ho piantato i cavoli, le mie povere piantine iniziano a soffrire. Eccole qua, sotto
il tessuto ombreggiante. L'ho poggiato su delle cassette e quello che ci sta sotto sono i cavolini che abbiamo piantato ieri. Come vedete sono molto molto mosci, alcuni stanno un po' meglio, tipo anche questo non sta così male, questi qua giù stanno abbastanza maletto. Oh, si stanno riprendendo quelli viola. Che bravi, che bravi. Anche il cavolo nero si sta riprendendo bene. Ma in generale stavano tutti abbastanza male. Quindi cosa ho deciso di fare? Ho deciso di smettere di piantare subito. E queste speriamo di riuscire a portarle avanti. Adesso comunque le vedete che sono così in condizioni migliori. Anche perché è un orario favorevole per loro la sera e la mattina e la notte. Quando sono appunto 37 gradi è un problemetto. Nonostante io le stia annaffiando molto, ma fuori sentono molto molto caldo. Quindi sì, probabilmente gli darò sopra anche un po' di zeolite per coprirli dal calore, se ce la farò, spero funzioni, non lo so. Ciò che è certo quindi è che smetterò di piantare, anche perché avevo i finocchi da piantare ancora e ho una parte laggiù in fondo in cui voglio metterli perché è molto più umido il terreno, ma comunque troppo caldo, ho paura che mi vadano a fiore, quindi preferisco tenerli una settimana in più nelle vaschette, all'ombra, a casa, riparo dal sole cocente e andarli a trapiantare magari prossima settimana con calma, se le temperature diminuiranno, lo spero fortemente. Questo bellissimo peperone viene con me stasera. Non credo che sia una cosa regolare. In Sicilia sono stati registrati 48 gradi oggi. Poniamo un accento su queste temperature e rendiamoci conto delle situazioni anomale nelle quali ci troviamo. E di conseguenza muoviamoci in qualche direzione, perché tutto ciò non va bene per nulla. E anche per queste temperature fuori dalla regola, così, dal normale, che magari potremmo iniziare a perdere anche un po' di raccolti. Per esempio, questi peperoni non riescono nemmeno a finire di maturare, che iniziano a bruciarsi dal sole e dal caldo, da tanto che è forte. Perché non è naturale, non è più, è già troppo. Vabbè, comunque voglio terminare qui questo pippone e terminare qui anche questo video, nel quale appunto abbiamo visto l'inizio dell'autunno nel nostro orto. In realtà non è ancora iniziato per niente l'autunno, è ben lontano. Ma noi dovremmo già iniziare a programmarlo, a prepararci un pochino. Il problema è che finché fa così caldo la vedo davvero bigia. Speriamo in momenti più miti e temperati. Fino a quel momento io vi ringrazio per essere stati qui con me fino a questo punto. Vi chiedo di iscrivervi al canale, lasciare un like e commentare qua sotto. Se siete interessati alle avventure di Joelle dell'Orto, vi chiedo di iscrivervi per rimanere aggiornati e attivare anche la campanella, così riceverete le notifiche. Io vi ringrazio e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao, belli!